Bella Ale, ciao Ale, mitico, benvenuti, benvenuto, benvenuto. Eccoci qua, adesso sto condividendo la live e dopo praticamente andiamo. Eccoci qua, bella lì, Gran Turismo 7, sempre, sempre più veloci, amici miei. Allora, condividiamo la livebox e partiamo a fare un po' di garette, per poi dopo andare a fare il manufacturing K alle ore 9 che avevamo fatto ieri. L'iscrizione. L'iscrizione, amici miei. Allora, come va, ragazzi? Tutto bene? Condividiamo la live. Un po' di raffreddore. Oggi è piovuto qua, da me. Ha fatto un po' un tempozzo brutto bruttozzo. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Sto condividendo un attimino la live e poi cominciamo subito a botta, cominciamo subito a botta, Valery Bottas. Vi aspetto in live. Ecco che ho sbagliato. Vi. Uè, la Pierpaolo! Sai che ci sono macchine nuove? Mitico! Ci sono macchinette nuove. Ciao amici miei, ciao amici di Twitch, benvenuti, 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 benvenuti. Benvenudos! Allora, andiamo subito a vedere un po' di macchinine leggendarie se le hanno cambiate, amici. No, c'è sempre la GTO dell'80 e la 500 Abarth vecchia, eh? È sempre quella che stiamo aspettando. Secondo me la metteranno leggendaria e costerà tipo 170 milioni di euro. Secondo me, eh? Adesso l'ho sparata lì. Questa qui è veramente brutta con questi cerchioni rossi. Brutta, 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 brutta. Andiamo a vedere però, magari hanno cambiato, amico Pierpaolo, le auto usate, eh? Questa Toyota Prius non c'era, eh? La Clio V6, la TT Coupé, no, non c'è la 500. Però questa Prius, ragazzi, cosa ne pensate di questa Prius? Cosa ne pensiamo di questa Prius? Eh? Ci piace questa Prius? 19.000. Che famo? La compriamo? La compriamo, amici miei? Una Toyota Prius G09? Ditemelo. La Clio la compriamo. Ciao ragazzi, ciao mitici. Oh, mi raccomando, seguite il mio canale, eh? Vediamo un attimo. Ok. Allora, ditemi se compriamo la Prius. Dopo andiamo a comprare anche la Clio. La Clio la voglio comprare perché ce l'aveva il mio vicino di casa, quella Clio lì, quindi mi ricorda proprio i bei tempi andati. Guarda che bei capelli che ho. Cosa facciamo? La compriamo la Clio? Compriamo la Prius, la compriamo la Prius, compriamo. Che zozzeria. Ok, allora la compriamo. Guarda che bella! Guarda che bella sta zozzeria! Vuoi usarla? No, assolutamente non la userò mai. E invece, la Clietina. Andiamo a vedere la Clietina. Wow! Il V6. Ti dissoci anche della Clio? Ti dissoci anche della Clio V6? Pierpaolo! Non mi devi dissociarti dalla Clio V6, qui dovresti associarti. Vediamo un attimo, se ti associ la compro, se no non la compro. Ah, della Prius, ok. Allora va bene. Allora la compriamo, rossa, rossa con 6.826 km. Nuova! Oh, raga! Che spettaculous! Modificala tutta.
Eccolo che comincia a farmi modificare le auto. Ho speso 2 milioni, 2 milioni in modifiche. Allora, vediamo un attimo. Dai, dai, andiamo a modificarla un po'. Hai ragione, bisogna modificarla. Però questa titina, cosa facciamo? La lasciamo qua la TT? 3124, 4x4, la lasciamo qui. C'era uno quando andavo a militare che ce l'aveva, uguale, grigia. Sì, la Clio andiamo a potenziarla, ma cosa facciamo con questa TT? Raga, cosa facciamo? La compriamo? La compriamo? 47.000 euro, dai, la compriamo, la compriamo, la compriamo la TT? Cosa ne dite? Facciamo un sondaggio? No, non ce la faccio arrivare a scrivere. Oggi è venerdì, tra un po' arriva mia moglie, farà i sondaggi, bella serata, dai, dai ragazzi, cosa facciamo? La compriamo? La compriamo? Comprata! Comprato, comprato la TT, e vai! E vai, e abbiamo comprato anche la TT. Chissà se viene la tua amica, amico Pierpaolo, eh? Chissà se viene a vedermi la tua amica e anche la sua fidanzata che mi dà un'altra bella iscrizioncina, eh? La senti, la senti? Gli dici se viene a trovarci? Allora, 2000, 1000 il kit. La marmitta non mettiamo su sta zozzeria, la riduzione gliela diamo perché ci sta. Poi andiamo un attimo subito qui a fare una bella riduzione di peso. Compriamo la zavorra e il limitatore di potenza, anche se magari ho fatto una zozzeria, però fa niente. Computer personalizzabile, possiamo anche lasciare stare. Il turbo no, il turbo non si può comprare. Allora, fase 3. Corsa, corsa, corsa. Dai, compriamo le dure, poi vediamo come si comporta. Ah, la riduzione di peso 4 non si può fare. Rapporto no, perché tanto non vado a cambiarle. Frizione volano, cosa mi 7000 perché cosa? Così. Sospensioni personalizzabili. A me piacciono questo qui e basta, quelle da 5200, regolabili in altezza, non tanto quelle lì, non tanto. Allora, carboceramici ci stanno. Ciao Zaneboy! Ciao ragazzi, benvenuti, benvenuti alla live di Marco Drums Games Channel, amici! Mettilo il volano, mettiamo il volanino. Prima di tutta la marmitozza, amico mio. Ah, figata, figata, figata. Lavorazione dei cilindri. Il volano, lo mettiamo il volano, dici? Va bene, dai. Qui si vanno via i 20 millozzi come ridere, raga. Il filtro d'aria, vai tra. Allora, questi li abbiamo già messi, il collettorino e vai. E poi cosa c'è? Il frizione volano da corsa? Pierpaolo, volano da corsa, dai. No, tu cosa mi stavi dicendo, Pierpaolo, di mettere? Controllo bilanciamento e freni. Grande Zaneboy, grandissimo. Bella ragazzi, dai che cominciamo questa mega live fighissimamente. Allora, qui cos'è? Computer personalizzabile? Eh beh, insomma, 2000 me li dà. L'albero? L'alberello? Allora, la marmitta l'abbiamo già messa, il turbo non ci sono, il volano ho messo quell'altro. L'LDS personalizzabile? Vabbè, ma che se ne fotte, mettiamolo, che tanto porto marcia, tanto non vado. Aumenta rigidità carrozzeria? No, vabbè, 25.000, non sono bruscolini. Oh, oh, abbelli. Le marce, tanto non vado a farci nulla per adesso. E ci sarebbe anche questi, eh. Vai. Un'esattura 3,70. Queste fanno parecchio, eh. Questi fanno parecchio. Sospensioni, ho messo le altre. Mettiamo quello due vie. Tanto costa solo 3.500. Frizione volano, ho messo quelli sportivi, le gomine da sterrato, no, SUV sterrato, andiamo sullo sterrato, ma sì, dai, compriamo le gomine da sterrato, SUV sterrato, no, non è un SUV, ma si può fare sterrato, dai, andiamo a provarla, andiamo a provarla. Andiamo a provarla a Dragon Trail, dai, Dragon Trail, Dragon Trail, andiamo a provare questa bella macchinetta, facciamo subito. Oh, ma sei serio? Grande Pierpaolo, ma perché? Ma perché?
Non mi fa scegliere le gomme quando vado a fare la partita. Porca loca. Dovrebbe fare automatico. No, invece a volte è da sterrato. Ma capisco che ho comprato le gomme da sterrato, ma non lo voglio mica usare adesso. Vabbè, dai. 213.000, ne avevo 300-400.000 prima di iniziare sta live di soldini. Sono un po' poverello, eh. Sono un po' poverello, ragazzi. Dobbiamo farci un po' di soldinelli. No, no, oh, che merda. No, bel tempo, ma fa schifo. Ok, vai. Ok. Andiamo, 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 raga. Perché non funziona il joystick? Non ho fatto l'account. Ok. Dai, 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 dai. Un bolide. Oh, allora sbifora un po', eh. O mi hanno preso dentro quelli là dietro. Ok. Vediamo un attimo. Oh! Sta macchinetta, ma è trazione posteriore il Clio? Come mai mi sbifora via un po' di retrotreno? Sta pista è una bestia, eh sì? È vero Pierpaolo. Oh, guarda, guarda, guarda! Ma così di suo proprio! Dai! Devo stare attento! Ciao azienda! Grandissimo! Ciao amico mio, come stai? Ho preso questa Clio, l'ho assettata e l'ho proprio portata al limite, ma grande azienda! E vabbè, perché mi fa così? Ah, su Construction! Ciao amici miei, ciao amici di Twitch! Bella, bella, Construction 3, è vero? Adesso non mi ricordo più il titolo giusto. Bello, bello quel gioco lì. Mi piace anche a me. Oh, cazzarola. Scusami, mi sono andato addosso. Bello, bello, mi piace. L'ho comprato anch'io. Devi costruire le case, scavare, mettere il tetto, mi sembra, con il camion, con la gru. Bello, bello, bello. Bel gioco. L'unica pecca che ha è un po' la grafica, che sinceramente potevano anche farlo un po' meglio, però. Stasera ho avuto una brutta notizia, ragazzi, che sono andato sullo store. Madonna, è una belva questo qua. Se dai gas subito si gira, ma si gira, eh. Ah, grande azienda, eh sì. Io non l'ho fatta, sinceramente, sta settimana, perché non ci avevo troppe cose da fare. Grande Tony Boy, grande azienda! Bisogna sì fare la programmazione. Io la faccio solo sui social. Ah, ma guarda che roba, ma questa macchina è qualcosa di eccezionale, ragazzi. Però bisogna stare attenti, eh. Non si può dar gas, non si può dar gas. Ma è incredibile, incredibile. Oh, guarda qui, guarda qui! C'è niente, niente. Una volta che... Ecco, poi come mi si mette? Chiaramente contraria, no? Vabbè, si è steccato anche quello là, dai, forse abbiamo una possibilità. Dai, rientra, macchinina. Oh, grandissimo! Sì, grazie a te, ma sei un mito. Cazzarola! Dai, mettiti dritta!
Ma perché sta macchina sbifola? Ma perché sbifoli? Grande azienda, sei un grande. Io a volte mi faccio le cose, non le faccio, non mi ricordo, non mi ricordo, non... è un casino, è un casino. È un casino. Allora, stasera... Tra l'altro io devo portare Tokyo, Ghostwire, chi so che il mitico Pierpaolo si dissocia. E intanto manca ancora un giro. Vediamo se riusciamo a fare un giro senza fare cavolate. E anche Tina Teens Wonderland, che sono giochi usciti venerdì scorso, ma non hanno neanche una settimana e ho fatto solo una live. Non sto proprio più giocando a il mitico Farming, che mi piace un botto, ma ragazzi questo Gran Turismo davvero mi sta prendendo davvero tanto, eh. Poi col fattore che escono un botto di macchine, bisogna far soldi per le leggendarie e l'online. Sì, ma non è possibile che non posso dar gas però, eh. Devo dare gas sul dritto. Attenzione qui che mi sono girato. Qua. Devo togliere il piede dal gas. Fortissima sta Clio. Fortissima davvero, ragazzi. Ma che roba, va che roba. Che roba. Va. Dai, dai, no, non girarti, testolina! Almeno ho mantenuto dritto sto carrello. Caspita, è una cosa... ma incredibile, eh! Ha una potenza, sta Clio, impressionante. E vai Pierpaolo, ce l'abbiamo fatta, un bel 6.000, non ci ho fatto neanche le gomme da sterrato con questa gara, vediamocela un attimo da fuori che è uno spettacolo, manco le gomme da sterrato ho fatto. Ah, c'era la Golf, bella lì, bella lì, bella Ale, ti sei iscritto al canale? Grandissimo Ale! Bella lì. Eccoli, Ale, dai, iscriviti al canale, iscriviti al canalozzo. Io non riesco a vedere se sei iscritto al canalozzo. Bella, bella, guardate che mezzo, ragazzi. Clio V6, Clio V6, un po' di anni fa, ma è una belva che, ragazzi, da tenere dentro in strada, guarda lì. Oh, va via sul dritto, va via sul dritto. Ah! Gli ho fatto fuori tutti i paraurti. Paraurto di destra, paraurto di sinistra. Paraurto anteriore, paraurto posteriore. Tutti e quattro li ho presi dentro. Scusami Clio, non volevo. Oh! Guarda che roba, ma... Vabbè, quel guardrail lì mi ha tenuto dentro parecchie volte, devo dire la verità, mi ha aiutato un po'. Allora, Gran Turismo 7 secondo me è veramente fantastico, graficamente fa paura, certe scene, certi momenti sembra davvero quasi una gara reale. Mi sono andato un po' addosso, scusami. Tante belle macchine, ci sono praticamente
tante macchine, anche se credo che ne metteranno un bel po', continueranno ad aggiungere piste e macchine, anche se fino adesso non so se hanno aggiunto altre macchine, sinceramente. Forse nelle leggendarie magari, nelle leggendarie può essere che le mettono. Poi loro possono metterlo anche senza fare farti scaricare il DLC, credo che te le possono mettere dentro nelle leggendarie, o dite che ci vogliono dei DLC? No, secondo me ci vogliono dei DLC. Che può farti scaricare la livrea, il comportamento, tutte le cose di una macchina soltanto. No, secondo me no. Bella, bella, bella. Allora, andiamo a fare una cosa fichissima. Questa macchina mi piace un botto. Allora, io direi di, raga, andiamo a fare il bigliettozzo. Lo apriamo il bigliettozzo. Dai, forza ragazzi, scrivetemi nella chat, scrivetemi che vi saluto, iscrivetevi al canale e andiamo a aprire il bigliettozzo. Tanti soldi, Lamborghini o Viper, Viper o Lamborghini. Beh, quanti sono? 30.000. Vabbè, sono 3 minuti di gara. Vabbè, va bene, grazie. Piuttosto di nulla, va bene anche quello lì. Grazie, 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 grazie. Mancano giusto 5 minuti, eh? 5 minutozzi. Personalizzazione auto. Io oggi ho scaricato un po' di livree. Io non mi ricordo più dov'era che si scaricava le livree, raga. Anteprima, verniciatura, adesivi, opzioni di gara. Editor, no. Caspita, ma è una stupidata, eh? È una stupidata. Carica stile? Ma come? Non c'è niente nella raccolta. Come possibile? Come possibile? Ah. Le più belle sono auto larghe, eh? Caspita. Ah, non si può auto larga, ma perché fate auto larga? Cioè, proprio le più belle sono con l'auto larga, eh? Oh, questo l'ha fatto anche no auto larga, bravo. Cosa ne dite? Dreamcast, Siga, ci sta, dai, ci sta, vediamo un attimo. Allora, devo fare anch'io, ragazzi, i miei contenuti, eh? Le mie livree, ma. Caspiterola, oh, vediamo, Renault Sport, Alpine, questa non è male, questa non è male. Oh, orca loca, per quello che non è male quella lì, quant'è che devo spendere? 20.000? Dai che fra 5 minuti entriamo. Ci credo che non era niente male, raga. Ah, autolarga. Vediamo questa. Bah, no, non mi piace.
Non mi piace. Voi cosa ne dite? Cosa ne dite, amici miei, eh? Dai, scrivete, scrivete in chat, ragazzi, mitici. Allora, andiamo un attimino. Auto larga, ma che auto incredibili che fa la gente, eh? Che ha tempo un attimo di mettersi dietro e importare anche le foto da fuori, poi, probabilmente. Qui? No, non mi piace. Questa? Com'è che è? Sì, questa della Siga è pacchiana, eh. Azzo, 14.000. 14.000 ozzi, eh. Non scherzano, eh. Non scherzano proprio per niente. Questa sicuramente c'è da spenderci un botto, perché è bella. 20.000 Renault Sport, sicuramente ci sarà l'alettone, i paraurti Michelin, 20.000 però, eh. 20.000 ozzi, un po' vi devo dire la verità che mi girano, eh. Vediamo se c'è qualcosa magari da spendere un po' meno. perché qua va bene tutto, ma 20.000 ozzi. Comunque è bella, eh? Comunque è bella, comunque è bella. Non mi ricordo neanche qual era. Ah, finite. Quella non era male, eh. Ma era questa, eh? Uno sport, quella con 20.000 ozzi era più bella. Vediamo un attimo, che dopo andiamo a farci la gara, è iniziata adesso. Qual era quello con 20.000 ozzi? È un americano il tipo. Questa. Dai, ci abbiamo il mezzo pazzesco. Ci abbiamo il mezzo pazzesco, raga. Dai, 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 dai. Forza, forza e coraggio. Ok, me l'ha tirata giù, vedi? Per questo che dico che magari le macchine potrebbero aggiungerle così, eh? Non lo so, non lo so. Vabbè, andiamo a vedere se stasera riusciamo a fare questo maledettissimo sport come ieri, che è andata malissimo. Ma noi ci proviamo, ragazzi. Ma come? Secondo me potrei mettere anche le gomme morbide, però, boh, non lo so. Allora, partecipa. Ma no, ma l'avevo fatta ieri io, ma sei fuori? La fase di accesso tra 23 ore. Ah, non era questo, era l'altro, aspetta. Era questa, eh. Io posso tirare giù un po'. Ah, non ci posso tirare giù. Porca loca. E non c'è neanche la zavorra. Allora andiamo con la. Vai. Proviamo a fare questo sport, amici miei. Proviamo a fare lo sport. Dai, 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 dai. Proviamo a fare lo sport.
Proviamo a fare lo sport. Ragazzi, ok. 2, 1 e andiamo a correre. Riscaldamento, assolutamente sì. Già cominciamo che gli andiamo addosso. Sopra gli sono andato, guarda, siamo uno sull'altro e adesso uno sull'altro, guarda, assurdo. Madonna, oh, non gira niente sta macchina, ma come mai? Quella che ho fatto, ma siamo seri che il Peugeot è così? Ah sì, mi sa di sì. Riscaldamento 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Secondo me, ragazzi, ce l'andiamo a sbattucchiare sul guardrail. C'è anche oh. Ciao amici di Twitch, c'è anche il giri, quindi ci sarà anche il cambio. No, no, me ne sbatto a manetta senza preservare la benzina. Dai, parti o no? Gioco? Dai! Non farai mica come ieri, eh? Dai che io sono pronto, dai che sono pronto, forza! Butta fuori il Mickey Rutri, che è zero di connessione, forza! Vai! Ok! Ok, per adesso c'è solo il TCS. Ciao amici di Twitch, grandissimi, benvenuti. Stiamo facendo lo sport, ragazzi, eh? Il campionato, non il manufacturing, l'altro. Con una 206, può essere? Non mi ricordo più che macchina è questa. Ma come sbifora! Incredibile! Oh, stesso errore di prima, faccio gli errori uguali, uguali raga, uguali. Ciao amici di Twitch, benvenuti raga. Dai. Dai Marco, dai. Dai, frena. Ma che come c'è su? Come da concessionario. Ciao amici miei, ciao amici di Twitch, benvenuti. Gomme da concessionario. Sì, dai, ribaltati anche, dai. E dietro ti dritta. Testolina di. Guarda qua, guarda qua. Niente, eh. Non vuole saperne di andare dritta sta 206ina. Secondo me sto anche correndo tipo con le gomme dritte, delle gomme da concessionario invece di aver cambiato le gomme, perché sono proprio un bel testina. Andare a prendere delle gomme slick, no, è da corsa. No, con le gomme normali vado a farlo online io. Registrato un nuovo tempo. Marco. Marco Tedesco, anche lui.
Guarda, come mi sbifora. Vediamo se l'ho presa bene stavolta. Va come va via che là. E quando lo prendo, amici miei. Non è che riusciva a passarmi però, eh. È qui che devo stare attento. Il Clio dietro si è avvicinato, eh. Ah, va che mi ha passato. Ciao Ghiar! No, perché? Ma vai a cagare! Collisione con chi? Dai! Sto facendo l'online, mitico Kevin! Mamma mia Kevin, sbaglio sempre le macchine, sbaglio le gomme. Questa pista è veramente uno schifo. Va, 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 va! Allora vado a frenare, guarda cosa fa. Dai. Gli altri quando frenano non fanno così. E questo che mi è venuto addosso mi dà la penalità o no? Cioè fammi capire. Niente, 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 non. Non tiene la macchina, non tiene la macchina. Mentre gli altri corrono, io sono qua. Insomma. Voleva superarmi il ragazzone dietro, invece no. Addirittura peggio. No. E non si fa così. Non si fa così, amico mio. Ma dai. Mi dà a me la collisione, eh? Va bene. Va bene. Mamma mia, che macchina de merda, che pista de merda. Proprio il top. Dai, decelera. No, non l'ho fatto. Beh. Sì, ma non si può frenare. Che merda di macchina. Essere abituati alle macchine troppo belle, raga, non va bene. Tra l'altro non credo di non avere neanche messo le sospensioni, gomme, non ho messo nulla. Sono venuto a correre così. Ma prossima linea. Vabbè, arriveranno dopo, credo, Kevin. Ma tu giochi stasera? Ah, domani, ok, perfetto. Non lo so, prima c'era Pierpaolo, c'era Ale,
c'era un po' di gente, adesso probabilmente sono usciti, magari qualcuno sta cenando, tra un po' arrivano, 8:30 è sempre 8:30. Diciamo che questa tipologia di gare online sono un po' niente di che, devo dirti la verità. Sono molto più belle e competitive le gare dell'offline. Sono abbastanza paranoiche queste online. Prima ti vengono addosso, secondo mi vengono addosso loro e danno la penalità a me. Insomma, ho la macchina che quando vai a frenare, qualsiasi roba vai a fare, si gira e va, va, va. Va, va, va. Se non rallento, va fuori, va, va. C'ho i tempi alti, c'ho i tempi altissimi. Un secondo e uno, cioè. Va, 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 non mi tiene neanche la strada. Madonna, che roba. Faccio fare 10 giri così, che sono due. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Dai, un minuto e andiamo a correre con gli altri. Sono penalizzato, ragazzi, perché ho preso una macchina penso standard mentre gli altri ce l'hanno elaborata. Siamo nella parte online. Ma veramente è triste perché vedo gli altri che viaggiano e io non posso aprire. I miei giretti li faccio anche carini, ma vedo che oltre il 13° posto è un po' dura per i vecchietti come Marco Drums Games arrivare primi, eh. Vediamo se riusciamo a fare qualcosina di meglio. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Stiamo facendo l'online. Ok. Decimo, dai, ho recuperato un po' di posizioni, amici miei. Ho recuperato un po' di posizioni. Oh, un minutino ancora. Correndo un po'. Dai. Grande! Non credo di essere. Eccoci qui! Dai raga, dai raga, dai raga! Riusciamo a tagliare il traguardo, sì! Bella lì! E vai! Sono decimo Prime. Sto vedendo che le Clio vanno molto molto meglio, eh. Quelli con la Peugeot 208 sono tutti in fondo e quelli con le Clio sono tutti davanti. Boh, vabbè, poi dipende uno come corre e come viene settata, perché qui è molto importante il setting dell'auto, eh. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. È molto importante il setting dell'auto, amici. Cioè, a parte proprio il fattore. Oh, scrivetemi ragazzi, scrivetemi in chat che vi saluto in live, grandissimi! E mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti. E ciao amore mio, vieni. E niente. Stavo dicendo che è molto importante anche il settaggio, infatti vedete le impostazioni. Già le gomme, non ho le gomme. Quindi comfort sono le più sbagliate del mondo. Non ho niente di personalizzabile. Quindi io penso che per domani, quando dobbiamo venire alle 9 a fare l'altra gara, devo vedere la macchina e elaborarla. Sì. Vai, online, se vuoi entra subito perché poi parte la gara.
Ok, ciao il mio, saluti ragazzi. Tieni. Ok, guarda che c'è il marcodramas adesso, aspetta. Non ho elaborato la macchina, no. È impossibile trovare l'SVG, no, non c'è nessun po'. Guarda. Eccolo qua, Marco Drums Games. Vedi se c'era quel logo. Che spettacolo, se avevo il mio logo. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Perché mi balla così, sta storto? Perché sta storto? Che è successo? Eccoli che sportellano. Eccoli che sportellano. Eccoli che sportellano. Ciao ragazzi, benvenuti. Mega Gara Online. Decimo settimo già. Con un Peugeot 208, non elaborato niente da sta macchina, è un cadavere. Non lo so, mamma mia. No, cazzo. Ah, che mi ha passato il... Porca Marco. C'ho anche le gomme standard. Ah, che stronzo! Ma dai, mi hai sbattuto fuori! C'è anche l'italiano, stronzo! Vale! Affanbrodo! Minchia, l'online lo odio! Che roba l'online! Eh sì, a me dà la penalità! Sì. Dai, cazzarola! Ero avanti, per colpa di sti scemi! Napoli 75, dalla Svizzera sei sicuro? Vedi? C'è il fantasma, a me hanno buttato fuori, visto? Hai visto cosa è successo? Cioè, a loro c'è il fantasma, a me hanno buttato fuori. Fortuna è tutto in live, raga, così vedete che queste cose succedono e non è giusto perché mi ha buttato fuori il tipo? Cioè, dai, devo fare 10 giri così, sei seri? Cioè già non sta in strada sta macchina. Dai, il mio show must go on, andiamo a prendere sto tedesco qui davanti, che mi sembra un po' ubriaco. Cazzo, mi ha tirato fuori anche lui sto scemo che fa. Mia merda. La pista più schifosa di questa. Mamma mia, con la salita così che non si vede, una merda proprio. C'è la pista? No. A me dà il fantasma, poi non frena. Hai visto che lui ha frenato? Perché a me non frena, ho frenato uguale a lui. Cazzo, barba che noia, che barba che noia. Ma l'online è così, l'online, magari dai, sì, va bene, dai, di dritto, ok, va bene, sul dritto, va bene, grazie, anche il consumo di carburante, eh? Dai, mi fai passare questo qua o vi addosso mi fa girare? Va. Ciao amici di Twitch!
sta facendo la guerra per le posizioni retro, raga, eh. Ecco, vedi? Vado addosso io, tocca dentro. L'ultima, possibile. Dai, dai che la vinciamo, dai che arriviamo primi. Secondo me tra un po' arrivano quelli, il primo ci doppia. Dai che il decimo qua possiamo prenderlo, eh. Possiamo prenderlo, ragazzi, eh. È il nostro incipit, anche se lui va veloce, eh? Va più veloce a livello di, e frena anche di più. Avete visto quanto ha frenato lontano, è andato dritto e ce l'ha fatta. Ha più va come fila. Ciao amici di Twitch, ciao ciao ciao, iscrivetevi al canale, ragazzi, eh. Stiamo raggiungendo piano 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 pianino. Lo scopo principale di questa mega gara è prendere il decimo. E lo stiamo facendo. Come suona quella macchina lì? Cosa ha già fatto? Siamo lì lì, eh. Siamo lì lì. Poi mi vanno via in potenza. Guarda come vanno via in potenza. Dai, qui è accelerazione, eh. Guarda. Qui non ci posso fare niente io. Qui è solo perché guido meglio di te, amico mio tedesco. Ma c'è poco da fare se mi vai via in accelerazione, eh. Cazzo, quella Clio lì viaggia da per paura. Guarda, guarda come lo prendo, guarda. Guarda che l'ho preso. Hai visto? Una curva. Però adesso se lui mi apre, se lui mi apre e mi dà via, l'ho fatta meglio di te. E anche di Napoli. Dai, dai, dai che andiamo a prenderlo. Ciao Vale Money, benvenuti alla live di Marco Dran. Siamo online, ciao amici miei, benvenuti, siamo online e stiamo dando paga a quei due lì che mi hanno buttato fuori all'inizio della gara 10 giri fa, e questa è la soddisfazione più grande. Non arriverò mai primo, ma dare paga a quei due lì che mi hanno buttato fuori è tanta roba, vero amore mio?
Ciao, ciao amici di Twitch, benvenuti. Scrivetemi in chat, così vi saluto, ragazzi. Dove è scritto? Ciao a tutti i mitici, vero, è vero, grande Zane. Ciao Ale, mitico Ale, iscriviti al canale, mi raccomando Ale. Dopo ci facciamo una bella online, che ne dici Ale? Fammi fare ancora una mezz'oretta di gare e poi andiamo a farci qualche garettina insieme se ti va, ok? Grande Ale. Ragazzi, se volete giocare col grande Marco Trans Games, iscrivetevi al canale e datemi il vostro ID della PlayStation, ok ragazzi? E vai! 12esimo, ho battuto lo spagnolo, il portoghese, lo svizzero, Napoli però. Sono contento ragazzi, sono contento. Alla fine 23 secondi, 23 secondi. Diciamo che i primi 5 erano anche il sesto, impossibili. E tutti con la Clio, guarda lì, tutti con la Clio, Ciao amici, benvenuti, Marco Drums Games Family, la grandissima Bragali, ciao amore mio, salutali. Abbiamo fatto l'online. Ti ricordi la canzone? Dai, amo, Marco Drans su Twitch. È arrivato nono. È arrivato nono. Online. Ma abbiamo già comprato una macchina nuova? Ancora no? Sì, io ho comprato 3 macchine. Il grande Pierpaolo prima mi ha detto di comprare 3 macchine. Oh, raga. Bella gara, mitici, ho scritto io. E quando l'avrei scritto? Bah. Parte di Bello, il bot. bello. Grande bot che dà del mitico a tutti. Bella lì. Marco, Sarò incredibile. Incredibile. Allora, era la Nation Cup, raga. Abbiamo fatto questa gara qua. Quando vorrei Alsazia, ma l'ho appena fatta. Aspetta, ho sbagliato. Vediamo. Ma questa è una GR3. Data evento 1.4. Ma scusa, non ho appena fatto. Ho fatto con quella merda di stasera. No, non c'è. Vabbè, fa niente, non perdiamo tempo. Le gare invece quotidiane. Non c'ho il go-kart. Non ho il go-kart. Non ce l'ho, allora, non si può comprare. Io farei con questa. Anzi, la farei con questa. Dai, partecipiamo, amici miei. 1 minuto e 20. Marco Droz su Twitch. Non è bella. Io voglio questa cosa qui. Cantiamo nel frattempo. Canta, canta che ti passa. Quando la gatta va al largo non trova un pesce. No, non è questo. Non credo proprio che sia così. Sei stanca oggi, amore? Ecco, dai che Bragali fra una bella mezz'oretta si addormenta di fianco a noi. E vai, bel venerdì sera a tutti. Dai che cantiamo allora. Ma serio, devi aspettare 7 minuti lì per
È online. Vai, vai. Vai, vai. Allora, vediamo se ho fatto... proprio questa garantina qua. Questa pisterella. Va adesso che mi sta ci siamo ammazzati tutti qua. Ma cos'è sta roba? Ma ci hai fatto terminare, poi non me la fai terminare? Ma sei serio? Ah, ok. Cioè, non l'ho capita sta cosa. La gara inizierà a breve, quindi così. Tra l'altro abbiamo Max Verstappen, ragazzi, eh? Abbiamo Max Verstappen. Grande bragali, grandissimi. Iscrivetevi al canale di Marco Drums Games, amici. Questa? Sì, la gara. Proprio in curva ci hanno messi, che bello. È online, la garettina online giornaliera. Ogni giorno cambiano, fanno delle gare diverse e si va. Quattordicesimo, già partiamo a merda, così ci fa partire quattordicesimo tanto perché ci piace e andiamo veramente forti noi, eh? Bella lì computer, bravo. Guarda il primo dov'è, è già arrivato, lui lo siamo ancora dietro, vabbè. Porca loca! Eh sì, perché escono. Mi si vuole esagerare subito. Magari si mi fa entrare. Sì, per fortuna. Adesso devo incominciare a... Quanti giri? C'è il consumo del carburante? Spero di no. Ciao amici di Twitch, benvenuti amici! Grande Kevin, ciao mitico! Un po' di online stasera! Questa l'avevo provata un sacco di volte su assetto corsa competizione, che comunque è diverso, eh. Per poter fare il tempo là è stata una cosa atroce. Proibito sorpasso? Ma cosa è successo? E tanto chi arriva lui? Ora che lo becco. Dobbiamo fare giro su giro. Eccolo che lo becca Marco Drums. Hai visto che ne ha passato uno, mo? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Mazda Concept. Il circuito non me lo ricordo più, come cacchio è sto circuito qua. No, no Drums! Ma lo sai che li fa destra e destra? No! Ma perché ti metti a girare? Ma cosa fai? Ma porca miseria. Dai!
Ah, che disastro, amici miei. Correzioni su correzioni, eh? Cazzarola. Ancora bandiera gialla, ma che è successo qua? Mi sento fuori la bandiera gialla. Ma il consumo c'è, eh? Di carburante, sta andando giù? Oh cazzo, davvero? Cosa vuoi provare? Vale? Ah. Lo vale! Magari potresti provarla a farla con una macchina tipo questa, che sono potenti ma non quella là. Oh! Cazzarola! Oh madonna! Poi devono sempre stare in strada. Sì. Non può fare. La Dodge Tomahawk. Che sarebbe da esserci adesso la Fiat Tomahawk. Ciao amici di Twitch, mi raccomando scrivetemi così vi saluto online. Ma quanto manca quello davanti? Rossa? Bandiera rossa? Infatti rossa ho visto bene, no? Ma dipende dai settori, però la bandiera rossa è tutti i settori. Porca loca! Io sì, è solo che cerco di farla sempre un po' più velocina. Sì. Ma quanto è quello davanti di me? La benzina come me? Sono gli averti sulla benzina. Insomma, siamo al quarto giro di 13, siamo a metà, quindi ne facciamo 8. Eccolo là, lo vedo. Sì.
ma non ho tempo di vederla tutta. Mi è stato proibito qua. No, adesso è da verde. È da verde. L'hai detto, mo. Porco schifo. Non dirvelo mai più, ti prego. No. Adesso fa la scema. Ciao Ale. Dai, ma c'è anche le gomme allora, dai. Per forza. Non tiene più. Grande Ale. Qua non mi tiene più la macchina. Da una gara incredibile sta passando una gara di disastro. Non puoi fare il cambio gomme. Io arrivo ultimo, nessuno cambia le gomme, sono previsti dire. Non fare un po' di tempo. 6-12. Quanti siamo a metà, eh? Cazzo, dai, va che se ne va via. Questa curva del cazzo prima. Questa l'avevo fatta, su assetto corsa competizione, raga. Il bordello di volte, sta pista. Con i GT3. Ciao amici di Twitch! Per salutarmi, stavo sbiforando, raga. Bella sta cosa di sbiforare. Sì, sì, grande Ale. Devi spendere soldi. Elaborare le macchine, comprare. Dai che sono là. Riesco a prenderli, amo? Secondo te? Secondo me qualcuno è entrato in box. Adesso devi ricordarmelo a Finamo. Benzina. L'inizio. Quello che ricordamelo quando c'è le bandiere gialle alla fine. Ragazzi, no, vado dritto. La finiamo un'altra gara senza benzina. È già la terza, quarta gara che finisce senza benzina. Cordolino ino
Ragazzi, se volete giocare con me, lasciatemi il vostro ID della Play e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Dopo andiamo online. Eh sì. Ah, ecco. Qua. Allora, non cambiare. Rifornimento, quanto ci mancano? 8, 9, 10, 12, 13, 5 giri. Via. Cazzo, mi hanno passato. Magari si sono fermati, no? Sì. L'ho passato? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, siamo online con la mitica Mazda. È entrato adesso? È uscito già? O no? Vedi se passa qualcuno, se... Ehi ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi! Se passa qualche posizione? No, c'è nessuno del box. Ciao amici di Twitch, benvenuti, grandissimi, dai commenta tu amore mio, che io non posso, ecco, commenta la gara, dammi incitamento, non dirmi che sto andando bene, sennò mi resto. Ciao ragazzi, ciao amici di Twitch, benvenuti. La benza come sto messo? Porca vacca! Quando ho fresco, non dirmelo, Cazzo, ma come fa quello lì andare a 36 secondi il nono? Ma com'è possibile? Come fa? Ma perché la penalità di un secondo? Ma perché? Perché? Ah va, mi sono... Cazzarola. Girati anche, scema. Quello è il nono, Max Verstappen. Sto battendo Max Verstappen, raga. Ciao amici di Twitch. Sto passando Max Verstappen, ragazzi. È proprio lui, Come faceva tu a 36 secondi? Non fa molto. Cos'è? A chi devo sopportare? Che cazzo è il scemo? Ma dai, ma perché?
Ma perché cazzo fai così? Adesso posso essere più veloci, c'è la scritta. Non ho capito perché, cioè, sinceramente sono solo andato fuori dalla striscia. E sono le cose lì. Che anche su Gran Turismo Sport c'erano. Tra l'altro avevo preso il nono. Cazzarola, avevo preso il nono. Questa ti dice che devi far passare quelli dietro più veloci, che sono i primi che ci hanno doppiato, cazzo, i 13 giri ci hanno doppiato, ma come è possibile? Come fanno? Ma... no, ma non è possibile. Ci hanno qualcosa, la macchina. Dai, cazzo! Ci hanno gli assetti, ma chi è che mi ha buttato fuori? Chi mi ha brancato dentro, vedi? Vedi che mi branca dentro poi, ma io non lo so. Sì, ma modificano anche gli assetti. Sì, vengono addosso. Allora, cioè, a me vengono addosso e gli altri non ho capito com'è sta roba, col gioco. Cioè, come fa questo... Va, va! Deficiente che mi è venuto addosso e vai, esci di pista, scemo. Cioè, ma come fa quello di essere quarto che va così di merda? Ma vedi come sta andando? Che cavoli. Ah. Sono nono e vai, dai, ci sta. Partito 13-14esimo, mi sono anche venuti addosso, raga. Cioè, tanto per 19 secondi, primi 5, come fa a essere ancora in gara a braccio chiuso se siamo arrivati tutti? Ciao amici di Twitch, benvenuti! Cose veramente incredibili in questa... Cioè, come fa a essere il sesto che non è ancora arrivato? Deve scalare? Cosa vuol dire? RCS Z3. Primo c'ha la Lambo, la Huracan. Primo, gli Huracan. Lamborghini. Potete giocare qua con... No, ci sta. Ci sta Marco Lorenzo. Non comprare. Con il 150 non è che ci possiamo fare tantissimo, però vediamo un attimo. Anche perché non c'è niente. Ok, lasciamo stare l'online per oggi, raga. Perché mi ha già quasi disgustato. Allora, auto leggendarie. Ciao amici, vi raccomando, scrivetemi sulla chat così vi saluto, in live, grandissimi. Allora, l'unica che vale la pena è questa, Compriamo macchine. No, non c'è da comprare la GTO, l'unica che vale la pena. Questa qua è veramente bella. 270 esemplari, la Miura. La Lambo, 2 milioni e mezzo, ma non ce l'abbiamo neanche a far fermare tutta la notte intera. Scusa. 2 milioni e mezzo, però. Ho comprato questa Prius prima, o Prius, guarda che bella che ho comprato. Dopo ho comprato, che c'era l'amico, questa qui, elaborata. Questa Viaggia, Clio Plus, sì. E la TT, ho comprato la TT. 3.200, bella anche questa qua. Poi la McLaren, la Testarossina, la Ford ce le avevo già. E la 430 che non è niente male, La 430 non è niente male. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Si può comprare qualche macchinetta così? Magari a sbiforo.
Ma non so neanche quanto valga la pena. Vuoi che ti compro questa Focus, amore? No, Però non è sai che male, no. Un Shelby? Una Shelby. È bello una Shelby, Shelby dai, è vai. bello. A Mustang? Era Mustang comunque, cioè, però Shelby è Sì, come... è la Mustang. Bravo, bravo. Vedi perché è uguale. Ah, bella. Sì, Mustang è bella. Questa versione che poi con la nuova è 2016 questa. Questa Questa riusciamo a prendere? ce Quale riusciamo a prendere? l'ho. A comprarle? Aspetta. Forse sì, ce l'ho. Ciao amici di Twitch, stiamo comprando macchine. Allora, un po' di Ford ce le avevo. Andiamo a vedere la Chevrolet, andiamo a vedere la Chevrolet. Dai che andiamo a correre e stiamo comprando un po' di macchine. Rimanete che corre la mitica Carla Bragali, eh. Allora, la Corvette. Mamma, la Camaro è qualcosa di spettacolare, amici miei. Anche la Corvette non è niente male, Beh, anche la Corvette non è niente male, ti dico la verità. Non ci abbiamo neanche una Corvette. Ah sì, abbiamo le Camaro. No, La questa è quella Corvette non ce vecchia. Allora l'abbiamo, prendiamo una Corvette. eh. No, questa è quella vecchia, fa schifo il cavolo. Questa non è niente male. 134.000 sono soldi però, eh. Andiamo a vedere un attimino la Dodge, raga. Cosa ne pensate voi della Dodge? Questa è la Charger, questa ce l'ho. Viper. Il Viper è sempre un po' particolare. Non mi piace. Vabbè, la Infiniti, cosa ci dà la Infiniti? Ah, c'è la Tesla, vuoi comprare la Tesla? Vai, andiamo alla Tesla. Eh? Andiamo alla Tesla? Andiamo in Ah, questa è Tesla. bellissima, la Vision. Dai, compriamoci una Teslina. Dai, ragazzi, no? Così andiamo a Milano Sono a bere quella, un... Sì. Modello S, Andiamo a berci un teino. No, non vai alla Teslina, amore, non vai che ti compro una Tesla elettrica. Non è malvagio la Tesla. Queste sono tutte macchine a merda. Allora, Jaguar, vuoi un Jaguar? Vuoi che ti compro un Jaguar? Una Aston Martin? Cosa vuoi comprare? Dai, una Jaguarina. Eh? Costano Jaguar, sti cazzi, eh? F-Type. Guarda questa, eh? Bella. Non abbiamo neanche i soldi per comprare questa qua. 450. Quanti giri è Guarda questa? questa. Wow. No, troppo. Troppi soldi, siamo poverelli. È una Aston Martin, amore? Te ne andrebbe del caffè al bar? Va? La V8. Non sei da Aston Martin. McLaren ce l'abbiamo. Una Mercedes. Vuoi comprare una Mercedesina? Ciao amici miei, benvenuti amici. Vuoi comprare questa? No, Schifo. bella. Questa è proprio Una. una ne ho messo. Infatti, anch'io mi sto. Lamborghini. Oh, I'm gain. C'è la 45. La C. Questa è proprio brutta sta macchina. Questa non mi è mai piaciuta. Sto musozzo con roba lì. Ecco la safety car praticamente la Aspetta, volevano. andiamo alla 6. Ah, andiamo con le lucine accese. Ce l'ho la safety. Vuoi provare una safety? Vuoi vedere una safety? È una Toyota Suzuchina, vuoi? una Toyotina vuoi? Andiamo una Suzuchina. Ti compro questa qua, amore mio, eh? Così vai tranquilla. Guarda che bella la Swift, bella Swift, oh. Oh, bella questa. Minchia, 350.000 anche, eh? Ah, alla faccia. Alla faccina del Crypters. Dai, una bella Toyotina, amore, dai, un'agua, eh? Una bella agua, vuoi un po' d'agua? Guarda che bella questa qua. La Prius l'ho comprata, eh? Quanto costava nuova? Beh, 18.000, dai, ci sta. E questa 88 GT? No, l'ho comprata questa, ce l'ho. Questa mi è piaciuta. La GR, la Yaris. C'è il Tundra per andare a fare i... Il Qual è? Il Tundra ce l'ho. Tundra ce Eh sì, ce l'abbiamo? l'abbiamo bianco, ma ce l'abbiamo. Sì, per fare Guarda questa qua. serie. E la Supra? La Suprina? No, la Suprina c'abbiamo questa. E poi iniziano quelli.
Quelle top. Guarda questa. Eh? FT1, questa è bella. Questa è bella. Questa mi piace un botto. E poi, vabbè, queste qua da un milioncino. C'è andare in giro con questa? Porca vacca, Eh? tutti giri. Cazzarola. Eh sì, Tutti giri. Subaru, non abbiamo sì. preso. Subaruzza, baga. La Subarino. Allora, abbiamo la... Beh. Cioè, il blu è proprio Subaru, non è un blu. BRZ, sì. BRZ. La VRX, che ce l'abbiamo. Perché li vedi dal libro, se ce l'abbiamo o no. Quella è già, è blu. Sì, il librettino, vedi? Guarda questa. Vedi il librettino blu? Ok, quello ce l'abbiamo. Wow. Bella. Anche le Vision, eh? Questi sono i prototipi. Ma che bestie, eh? Questa è... Cacchio. Questa è top, eh? È la Subarozza. Non dica male, eh? Un milioncino, dobbiamo farmare un po', amore mio. Un Dobbiamo milione. farmare un po'. La Hyundai, andiamo a vedere la coreana. Non male, la Genesis. Non è male la Genesis, però, eh. Non ci abbiamo i soldi. Sono un po' carucce anche le Hyundai, eh. Quanto abbiamo? 258, non possiamo comprare un cazzo, mo. Tu hai scritto che compriamo macchine? No, non si può comprare niente. Ciao amici miei, vuoi fare tu una garetta? Eh? Dai, ci divertiamo. Però fa la Ovale Dai. con la macchina di stamattina. Allora, dai che fa qualche garettina la Facciamo mitica soldi, per Bragali. fare soldi, dai, per fare Sì, soldi. un paio di gare, perché poi siamo noi che Sì, abbiamo, per però. fare soldi. I soldi li dobbiamo farmare in offline. Allora. È noioso, Vabbè, ma sì, noioso. amore mio, Ci batto fidati. io la macchina. Dai, vieni qua al posto mio. Devo dare un secondo. Ma quanti cuscini hai qua? Devo tirarmi dritto, Però amore. chiudi lì un po'. Sì. Devo parlare, no? Un secondo che mi devo andare un attimo di là. Chiudi un po' lì la porta, chiudi proprio tu. Vai, vai, vai. Vado? Ok, dai, corre la mitica Bragali, ragazzi, arrivo subito, subito Aspetta, Sprite. fammi partire. No, amore. Sono già uscita. Non fai tu da lì? Allora, ciao Roby! Ciao Ciao, Roby! grandissimo Roby! Prova a fare qualche skate con questi soldini. A Marco, andiamo? Dai, fai qualche scherino. Era uno? Allora, la X, amore, Ma X. dov'è la X? Vai, X. Dai, che proviamo. Allora, oggi ho giocato e non facevo schifo, poi? O no, amore? Adesso concentrati. Vai, 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 vai. Non sono brava come Marco, ma riesco a leggere. Proviamo a fare un po' la gara per fare un po' di soldini e poi dobbiamo comprare le macchine. Bastardo.
voglio giocare con la Camaro, Marco, questa pista qua. Magari giocare con la Camaro. Sì, magari, cioè, riesco a farla bene. Però qua mi hanno toccato, ma non riesco a fare 52.000. 35. Invece di frenare. Amo? Cosa accade? È bellissimo guidare con il volante è fantastico, dai Dio. Il volante è fantastico, guidare, altro che compagno. Voglio provare con la Camaro, la pista qua. Sono morta, amore. Sono morta. Sono mortissima. Quella linea non sono vista male. Proprio si è spiccicata là. Calmo. Muro. E poi andiamo dal carrozziere, vedi? Mi ho beccato tre volte. Buono sapersi. Mamma, visto che sorpasso meraviglioso che ho fatto? Bella. Io buono, domani quando prendo la mia macchina, guarda, mi dico. Però qua 32 sì. Perché mi hanno toccato tutti. Allora, andiamo a. Si può cambiare la macchina sì, un po'? Un po'? Guarda. Oh, yeah. One moment, please. Ti sto ammazzando. Allora, vuoi dare a me? Vai il paddino. No, tanto si sente anche tu. Ciao amici di Twitch. Allora dai, facciamo fare un giretto con la Camarino, E poi diverso. Guardaci, Marco Drums Game 35. Se vuoi posso fare una pulita? Dai, dobbiamo fare una pulita. Dai, prova a farne una pulita, dai. Impegnati. Tranquilla, come se stai andando a prendere i ragazzi a scuola. Oh, vai. A 170 all'ora. No, 300 all'ora. Ma perché sto coso del divano giù? Ok, così è più bello. Oh, raga. Belli di rilassatini, sul divanello. Il mouse dov'è? È già scomparso. Dai. Cherry. C'era uno. Sarà la emoticon, credo. C'era uno. Sono le emoticon. I bit? Cosa bit? Con due bit. Grande Ale! Grandissimo Ale! Allora, suggerimenti... No, quello era ieri. Oh, scusa. Scusa, mio amore. No, ma cosa ho fatto? Devo fare via. Grazie, Ale. Grande. Devo fare 52.000 adesso, senza toccare nessuno, senza prendere i muretti. Vai, mio amore. Grande, Ale. Grandissimo. Dai, tu palla, perché io vedo. Grande, Roby. Sì. Concentrati, amore, fammi fare una bella figura.
visto che prima nell'online è andato abbastanza bene, ragazzi, è andato abbastanza bene. Partito dodicesimo, mi fa sempre partire dietro, e alla fine siamo arrivati noni, nonostante ci buttavano fuori. Vittorino è giù Vittorio è giù, sta giocando penso con Mister e Franci. Qui nelle mitiche live di Marco Drums c'è il mitico Marco Drums Games, che sono io, e la mitica Bragato. A volte c'è anche Leonardo, c'è il grande Zone Boy, ma adesso si sta giocando con i suoi amici a Fortnite con l'Xbox. Bravissima, così ti vogliamo, brava, bravissima, così si fa. Oh, grazie Roby, ragazzi siete simpaticissimi, grazie mitico. 52.000 euro, eh. Domani ci sono? Assolutamente sì. Vi ricordo, ragazzi, che domani la live è dalle 3 alle 5, 6, poi è variabile in base a se ci divertiamo o no e quanto andiamo avanti, su Twitch, e poi alla sera alle 20.30 fino alle 21, sempre qua su Twitch. Domani sera facciamo Gran Turismo, vero amore mio? Domani sera ci divertiamo con Gran Turismo. Domani pomeriggio vediamo se fare Tokyo Ghostwire. Attenzione amore, grande, dai gas, sempre gas. bravo. Oppure facciamo Tina's Wonderland domani dalle 3 alle 5, 5 e mezza, 6, ok? Poi vi ricordo sempre anche la domenica dalle 3 alle 5/6 di pomeriggio, direi di fare Ghostwire Tokyo o grande Roby, doppio appuntamento, doppia simpatia. In realtà domani mattina volevo fare anche altre live su YouTube, amici miei, perché ho anche un canale YouTube, sempre Marco Drums Games, e anche su Twitch e Instagram, TikTok e vabbè, WeChat e tutte le altre. Io ce l'ho tutti, ma così. Brava. Adesso poi provi con la Camarina, perché questa viaggia, questa macchina, questa viaggia anche un po' troppo, Oh, attenta, primo muretto, mo, cacchiarola, potevi farcela, 6 giri senza muretti, è incredibile, 6 giri incredibile, 4 sei riuscita, vabbè, sei bravissima. Non dissociarti in curva, la cagnolina dorme, sì, Olli, vieni. Vieni amore. È triste, Oli, vieni amore. È stanca, vieni amore mio, vieni tata. Ma come ti devo dire che devi venire qui da papà? Vieni amore. Olivia? Vieni amore, vieni. Vieni patata. No, niente, non c'ha voglia. Sta dormendo nella sua. Categoricamente non vuole venire. Grande Pierpaolo. Sì, grande Pier. Oh, come fai il Bruce al gioco? Sei concentrato a guidare, è un casino. Oh, lì c'è stato uno sbiforamento, come dice Marco Drums. Ho inventato una nuova parola, raga. Quando la macchina non fa quello che vuoi è sbiforamentos. I mandorlatori! No, in realtà sono solo io. Non ho toccato nessuno! Oh, l'amore, mi stai spaventando addirittura di questa cosa. Ah, baby! Grande, vediamo! 50, dammi 5 al pugnetto. Grande. Vediamo, raga. Mamma, questa la vuoi? Vuoi che te la compri? Andiamo a comprarla domani. E te la compro se vuoi. In gioco però, non è, dal vero è un po'. Vediamo. Guarda che bella tuta, ho fatto un capolavoro. 50, brava, dammi il brava. Allora, io direi, te ne fai un'altra così. Grande Roby! Te ne fai un'altra così, eh? E poi la facciamo con la Camarina, dai. Che vogliamo vedere la Bragali che va. Ancora? No, non vuoi? Macchina. Allora cambiamo, dai, la cambiamo. Volevo altri 52.000 euro, ma vai, niente. Vai, faccio vedere.
Allora ragazzi, volete vedere la Bragali che fa ancora una pista così e poi cambiamo la macchina, o cambiamo subito la macchina? Dai, scrivetelo immediatamente. Robby, Ale, scrivete. Pierpaolo, cambiamo macchina o la fanno un'altra così? Grande Pierpaolo, però non ho capito cosa vuol dire. Guarda che belle quelle icone. Dai, allora andiamo, facciamone un'altra, dai, ho deciso io. Ma di che cosa? Uguale, identica, mo. Stessa cosa, 52.000 voglio, dai. Forza, forza, impegno, impegno. Alla Max Verstappen. Va lì. Vieni, amore. Ma cosa c'hai? Ma vieni qua, patata. Vieni. Perché fa così? Oh, sei stranina, tata. Vieni qua, ma io ti chiamo di subito, oggi che cosa c'è? Vabbè, lasciamola là. Forse è che sta guidando la mamma, c'ha paura. Oh, adesso cambiamo la macchina, facciamo questa e cambiamo la macchina, Ale, grandissimo. Il grande Ale ha comprato anche lui il gioco, il gioco. No, per quello che è una figata, praticamente sì. Grande Malemoni, sì, sicuramente sei più brava tu, Malemoni, anche sul dritto ti ribaltavi. la Moni. Ciao Monica! Siamo insieme! Guarda in questo! È il mio medesimo come quando vado a prendere i ragazzi a scuola. A scuola, uguale. Devo passare in centro, grazie a loro sono così. Oh no! E l'ha provato la mano. Ha fatto un disastro, si girava sul dritto. Ok! Dai ragazzi, partecipate al sondaggio! Sondaggio in corso! Dai amici miei, c'è un sondaggio, la mitica Bragali vincerà la gara, sì, no, boh. E soprattutto deve vincere i boh, Dai ragazzi, partecipate al sondaggio, grande Pierpaolo, dai, questo è un sondaggio veramente serio, partecipa, vola. Ho anche inventato una canzone, ragazzi, voglio fare una canzoncina per voi, farà così. Vince subito, grande! Dai! Rispondete al sondaggio, raga, partecipate al sondaggio, un mega sondaggiozzo. Intanto stiamo aspettando la mitica Julie e il mitico Lord, che hanno delle cose da fare, ma arriveranno, ragazzi, la mitica moderatrice Lord. Sentiti, tutto bene? Sì. Aspettate, vengo su a Milano. Grande Ale. Dai, ci mettiamo d'accordo e ci facciamo una bella birra e le vongole birra. No! Si è distratta un attimo. Tron. Colpa d'Alfredo. La Bragali si è distratta. Mamma mia. Amore, c'è un sondaggio, forza, dai. La Bragali vince. Non lo so, amore, potrebbe anche cambiare tutta la sorte della gara. Una roba del genere. Una mega. Ah, oh, vai. Fraga l'hai battuto. È brasiliano come te, baby, Sul pit. Siamo family friendly, non si possono dire le parolacce. Quindi quando ti viene addosso uno gli dici: ma porca miserietta,
È possibile che mi hai preso dentro lo spigolo della macchina con grandissima testa di zucca? Dai, 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 vediamo, visualizza. Venuto a colpo di Ulla! L'80% ha detto di sì, grande! Abbiamo macchina? Eh sì, eh sì. Grazie ragazzi, vi adoro. Grandi, 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 raga. Dai, cambiamo la macchinetta, andiamo a prendere la Camarina. Prendiamo la Camaro. Ma c'è di quelle icone grandissime, Pierpaolo. A parte che si dissocia, a prescindere. No, no, come si dissocia, è vero Pierpaolo? Oh, grande Pierpaolo. Vedi, con lei non si dissocia, come si, eh? Allora, vediamo un attimo, amore mio. Allora, prossima gara. Campionato panamericano, championship soprattutto. Mi dissocia. No, vedi, non c'entra niente. Si dissocia, a prescindere. Ha votato no, che non vincevi. Ma dai! Che non si può oscurare il dito. No, non si può fare neanche quelle cose, diciamo, family friendly. Molto family friendly. Vai, vai, vai. Allora, cambiamo la macchina. La voglio la... La Camaro. Eh? O vuoi prendere magari qualcosa che va veramente piano? No, la Camaro, no. Piano no. Allora, la Camaro, Questa roba qua? Poi questo qui? No. Sei sicura? Allora, la Camaro, amici miei. Anche la Lamborghini. Vuoi andare con la Murciélago? No, la Camaro. Vai, Camarina, questa ti piace? No. Quella tamarrata? Questa c'ha un sacco di cavalli, eh? Dai. Campionato Panamerica. Vediamo se riesco a fare il scontro. Tu vuoi un 35 sì, beh, piuttosto di un calcio di coglioni. Vai. Perché fa male le braccia. Ti fa male le braccine. Va bene, dai, poi andiamo a fare un endurance. Dai. Che ore sono? Perché ho detto anche a 10:30. Andiamo a fare un endurance. E poi vediamo di se riusciamo a fare un party con Ale. Ci sta, Ciao amici di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al canale di Marco Drums Games e della mitica Bragali. Sta correndo lei, eh? Oh! Oh, 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 oh. Dai, ma dai, ma tanto non farai il bordello, perché questa non è quella macchina là, questa si gira, te lo dico io, questo è un disastro, se non dai gas punto giusto, quella là è bella perché è fissa, ferma, è un missile, è un proiettile, questa invece devi stare attenta col gas, trazione posteriore, devi frenare davvero qua, pensavi te che era tutto, rosa e fiori come la... Tomahawk della Dodge. Ah, un SUV sterrato, dai. Dopo fai un SUV sterrato per il mitico Pierpaolo. Ok? Togli il gas quando sbifora. Togli il gas. No, dai, non mi piace. Dai, SUV sterrato. Amore, eri abituato troppo bene te. Così. Pensa cosa devo fare io le gare. Poi soprattutto le Porsche che quando dai gas tutte le volte vanno così. Sì, si imbarcano tutte, sbiforano. Andiamo con la Dodge a fare il serato. Ma non sei neanche capace di stare dritta su Tundra, devo andare con la Dodge. No, prendiamo il Tundra. Chi è il Tundra? Il Lollador, Toyota Lollador. Il Lolladorino. Guarda, te lo faccio vedere. O puoi andare con questo viaggia. Mi dà la tosse. Le battute ma che faccio io, ma che Focus che va troppo veloce, minchia. Aspetta che ti diamo il SUV esterrato. SUV esterrato, il grande Pierpaolo ha comandato e comandiamo. Adesso facciamo SUV esterrato. Ciao amici miei di Twitch, iscrivetevi al canale e mi raccomando guardate le nostre live con la mitica Bragali e il mitico Marco Drums Games e il mitico Biscione. Dagli una bella sbiforata alle orecchiette. Mi dissocio. Oh, dai, si dà una schiccherata, forza. Mi dissocio. Piano, piano, che è un cartonato quello lì. Che è un cartonato. Mitici. Il logo cartonato. Sì. Mitici mezzi di Marco Drums Games Channel. Vai, forza. Mi dissocio.
Sì, allora, la macchina non è malvagia, eh? La macchina non è male. Se riesci a dosare un po' acceleratore e freno... Beh, oddio, meglio di no, però... Anche perché il Lollador ha un bel motorazzo, eh? Bella lì ragazzi, mitici, benvenuti a Marco Dramos Games Channel, benvenuti a questo venerdì sera insieme con Gran Turismo, la mitica Bragali e il mitico Marco Dramos, eh? Logitech G923, PlayStation 5, Gran Turismo 7, quanti numeri raga, sono stanco. Domani vi aspetto alle 3 del pomeriggio con o Ghostwire Tokyo o Tina Tina's Wonderland. E invece domani sera alle 8:30 vi aspettiamo io e la mitica Bragali con Gran Turismo 7. Attenzione, attenzione, si è ribaltata. No, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Con il mitico Toyota Lollador. E spingi, tanto è un SUV sterrato, non bisogna stare lì troppo a fare i film. Brava, brava. Zampella, zampella col gas. Zampella è bello, eh? Zampella, vai a zampellare in un parco. Attenta, attenta, attenta però. Ti sei distratta un attimo. Dun dun, colpa ad Alfredo. Che con i suoi discorsi. Com'è che era la canzone del Vasco? Non lo ricordo. Sei alta 3 volte più della macchina. Tu sai che c'era una macchina davanti a te, eh? Ah. La stavi spingendo, vedi un po' te. Dai, dai, attenzione che qua c'è il salto, eh? Che più di una volta è rientrata dentro nei box, te lo ricordi a sto punto? È un salto balordo che ti fa entrare nei box. Sì, sì. E poi tra l'altro mi hanno detto realmente che questa pista c'è. No, ma gira di più, uomo. Cioè, ti sei inchiodata con le... Puoi anche girare anche un po' di più. Se è di dovere si fa. Però Toyotina non è niente male comunque, eh? A livello sul vettone è un po' come il Ram ragazzi, è come il Ford, questa tipologia di suvettoni paura, che poi non sono neanche suvettoni. Che macchina mi consigli di comprare? Dipende da quale no, il Sky c'ha 1 milione, dipende da che gare vuoi fare. Ale, guarda la Bragali dov'è qua, grande. Allora io ti consiglio di fare, prima di andare online, comunque tutti i biglietti del caffè, perché già i biglietti del caffè ti regalano un sacco di macchine, ok? Sì, e anche le patenti, ogni patente, anche se la fai solo a bronzo tutte, ti regala le macchine. Quindi alla fine della fiera potrei consigliarti, hai 1 milione, nelle leggendarie non c'è niente che puoi comprare. Sì, 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 ma non perché è la fine, mo. Dovevi fare la curva dritta, eri prima. No, dai, 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 dai. Dai, dai, non dar gas, non dar gas! Poco gas! D'altra parte, dai! Cacchio, mo, dai! Dai! Poco gas! Davvero? Eh sì! Poco gas, dai! Accelera! Accelera, finiscila sta gara, vai! Vai, vai! Vai, 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 dai gas, poco gas! Ma come fai ad andare da storto solo con gas? Com'è possibile? Amo. Benvenuta nei racing. Benvenuta nei racing. Così che succede a volte. Ti sei distratto un attimo. Guarda, guarda. Guarda che porcheria che hai fatto, guarda. Guardate la fine, vi faccio vedere la parte finale, eh. Scusate, qui può vedere anche degli attacchi epilettici per come ho fatto saltare le immagini. Guardiamo la Bragali. Che è stata bravissima, brava amore. Ma anche se. Guarda, è distrutta la macchina! Beh, quello era ovvio, io tutte le distrutte.
Ok. No, l'ho fatta bene. No, l'hai fatta bene, guarda. No, ma dico, ho fatto bene, cioè, prima. Guarda qui che così, hai detto, che bello, cosa stato, arrivo prima, e guarda cosa hai combinato, appena l'hai detto. Qua. Ma c'era quei cacchi di qua. Saltino di me. No, dritto, qua, sei andato fuori. Guarda, ah sì, c'era il saltino. C'era stato, c'è sempre il saltino lì. Avvicato. E qui hai fatto un disastro, qui devi dare gas, togli il gas. Se tu dai gas, lei fa Brutta roba, guarda che brutta. Che brutta visione, guarda come. Ma quanto gas devi dare? È trazione posteriore sto rotame. Ma lì che cos'hai combinato poi? Hai fatto girare tutti, un bordello. Rotava! Grande! Dai, dai! Allora, andiamo avanti a fare qualche patentina, qualcosa, consigliamo a Ale qualche macchinetta da comprare. Bravissima, amore mio, bravissima. Sapete che vado a prendere qualcosa da mangiare in soffocante? Anch'io, in realtà. Allora, facciamo vedere Ale. Ale, sei ancora qui? Mi scrivi se ci sei? Mi stavo ammazzando con il... Sei serio? I tarallini 35 o 39, non ricordo più. Olivia, vieni amore, vieni. 35 o 39, l'ho lasciato troppo aperto. Vieni. 35 o 39, te lo faccio vedere subito, Ale, così lo facciamo vedere anche agli altri amici, a tutti i nostri amici di Twitch. Allora, i menu sono 39. Allora, ti faccio vedere un attimino. Tanto non è spoiler, perché tanto bene o male te li farai. Il primo ti dà queste tre macchine. Il secondo niente. Il terzo ti dà la 500, la Mini Cooper, la Volkswagen. Questo ti dà la Suzuki Swift, la Civic e la Integra. La Mini Cooper, l'Abarth 500 e la Polo. Questa ti dà la Nissan Silvia, la Edos e un Os e la Corolla. Poi ti dà la DS3 208 e il Clio. Poi ti dà la Mustang, le tre Mustang, le tre Camaro, la Silvia, la R22 la Far Lady, la Subaru, la Mitsubishi e la Toyota. Così vi faccio vedere un po' quello che è stato fatto nelle live precedenti. Tutte le M3 di varie annate, la Mito, la 4C, la 48 competizione. Sì. La Focus. Sì, questo era i menu. Era proprio la storia del gioco. Le Corvette. Sai che c'era la parte dei menu dove si andava lì. Le Porsche, le Carrera, la storia della Carrera. Le Supra. Le Mercedes, che poi tra l'altro sono solo 3 o 4, non ne hanno messe tante di Mercedes, le varie Nissan, il GTR, fantastico il GTR ragazzi, che mezzo, la 205, la Sport e la Focus, la 308, la 458 Italia e la F12 Berlinetta e poi l'ultimo circuiti mondiali. Questo è tutto quello che è il menu. Allora, quello che posso consigliarti, che sono esterne, che hai un milione, è questa Clio che ho comprato stasera e va veramente forte. E poi potrei consigliarti la F40, va veramente forte Ale, va veramente forte e tiene la strada, è bella. E sostanzialmente la Clio, l'F430 e forse la MP4, se ti può piacere come tipo di macchina. Poi a parte questo non c'è niente. Andiamo a farci un bel ho proprio voglia di andare. Oh, guardate la livrea che ho messo di questa, bella, devo importare il mio logo ragazzi, devo riuscire a importare il mio logo e fare un po'
di cose fighissime, di cose fighissime. Volevo... Sì. Questa è molto bella, è molto bella. Allora, vediamo un attimo. Io volevo... Dov'è la mia... Supra da corsa, bellissima. A volte mi perdo, ragazzi, ho più di 100 macchine. Dov'è la Supra? Supra... Eccola qua. Perché era dietro. Tra l'altro, amici miei, io devo andare a vedere se devo cambiargli l'olio sta macchina. Cioè, se non vogliamo lavarla, dai, fai una bella lavata, amico Fritz. Ok. Oh, così mi piace. Cambio olio. Oh, 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 olio normale, c'era da cambiare l'olio qua, raga. Neanche io voglio un po' di cose. Ok. Oh, lavoro eccellente. Eccellente il lavoro, su sto mezzo. Incredibile, raga, incredibile. Allora, poi tra l'altro volevo farvi vedere solo un secondo una cosa. Carica stile, ok. Ricerca, ricerca contenuti. Anche questa non è niente male. Guarda qui, raga. Non era male neanche quello lì, eh. Vediamo un secondino. Non è male neanche quello lì. Non me la prendo, non me la prendo. E questa Red Bull? Vediamocela un attimo. Guarda questa. Ti piace? Per cambiare un po', vedi da com'è. Vediamo il secondo, ragazzi. Mamma, che casino che fai, amore mio. Non è che possiamo massacrare le orecchie dei nostri amici, però. Allora. E c'è anche l'aereo. Brodo di giuggiole. Allora, vediamo sta qua. Questa... Oh, oh, 12.000. Perché 12.000? Cazzo, però è bello. Però è bella, va chi è là di raffreddamento motore che intercooler. No. Non ti convince? Non mi piace tanto. Dai che poi andiamo a correre, ragazzi, però dobbiamo trovare una livrea bella. Una bella livrea. Quella gala nera lì da tua questa giù, yellow boom. Questa? Vediamo un po' com'è. Ragazzi, online c'è gente che fa cose incredibili, Sì? Ti piace, amore mio? Abbastanza. Dai, allora se piace la mia braga, la compriamo. La compriamo, hai visto che te l'ho comprata, amore mio? Adesso bisogna aspettare che vi tiri giù la livrea, ok, ragazzi? Cos'è? Perché questa l'ha fatta un ragazzo, è stato lì a fare la livrea tutto, adesso io sto scaricando la sua livrea. Quando le condividi, sì. Vedi? E adesso io posso usare la sua livrea di quel ragazzo lì che era americano. Vai che si corre! Oh! Allora, se prima il grande Pierpaolo su Vesterrato, adesso andiamo invece a fare un bel Le Mans, ok? Un bel Le Mans. Sì, fatemi... Robby. Mitico Robby. Allora... Allora, il burgerino, dai, l'hamburgerino lo facciamo dopo, ti va?
sa che ho cannato in mezzo, eh? Non lo so, vedo che vanno troppo veloci. Adesso andiamo a vedere sul dritto. Mica tanto. E vai Roby, e vai. Dai ragazzi, si corre. Un po' di sana scia e vai. Non me la ricordo più sta pista, raga. Adesso è a destra, eh? Sì, fammela ricordo. Vai. Grazie amore. Che figlio del... Ma si può che il balordo dell'Audi mi è venuto avanti e mi ha frenato davanti. Incredibile, ragazzi. Ciao amici di Twitch! Guarda che mi prende la scia quel bagarino dietro. Mamma, come vanno via sul dritto. Guardate il sole sul vetro, non si vede niente. Sì. No. Sì. Sono un po' impegnato adesso. Porca quest'Audi. Secondo me ho pochi cavalli. No. Come viaggiano, sempre un po' col collo rotto Marco, eh? Sempre a far fatica. Oh, sempre a far una fatica. Oh, stavo di marotto, eh. E che cacchio! Oh, R8 rotto! Che cric! Oh, si sportella qua, eh! Si sportella di brutto! No, non devi bere la mia Coca-Cola! No, non si può fare pubblicità, la mia cola! Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Siamo a Le Mans con la mitica Supra del 1957, non so quanti anni ha sta macchina, ma è bella vecchiotta, vi faccio vedere, guardate che bella livrea che abbiamo messo, livrea della potenza, a me piace correre da dentro, abbiamo preso la scia, bella lì, tra i giri non c'è la benzina, non c'è il consumo gomme, perfetto. Io in realtà volevo fare la gara che
che zozzeria. No, per leggerti sono andato dritto, Pierpaolo, cosa mi hai fatto fare? Che zozzeria. Fa fatica a guidare però, Dai che perseguiamo la scia. Siamo settimi. Dovresti fare un sondaggio, mo, dai. E fai un sondaggio se arrivo primo, tanto c'è tutto il tempo di farlo. Primo, secondo, terzo, mo. Potrebbero anche giocare dei soldi, dei miticoin. Puoi prendere anche la tastiera se vuoi, amore, per essere più comodo. Dai ragazzi, sondaggio o vuoi fare quell'altro? Come si chiama l'altro? Quello che si giocano i miticoni. Il pronostico. Aspetta. Ah no, pronostico prima. La facciamo la prossima. Fai solo un sondaggio adesso, dai. Ragazzi, rispondete al sondaggio, amici miei. Riuscirà Marco Drums a metà del secondo giro, secondo voi, arrivare primo oppure no? Oppure puoi mettere primo, secondo, terzo, dai. Primo, secondo, primo, terzo, sesto. Non si vede una mazza, raga. Bisogna mettere gli occhiali da sole qua. Oh, che ti becco la scia. Oh, che ti becco la scia, amico mio. Cazzarola, è proprio in scia, Time Gain lì ha una bella accelerazione, GT3 del 2016, Siamo. Cos'era? Sei seria? Ford GT, sei seria? Che mi hai fatto andare fuori? Niente, né? Porca miseria! Non più niente. No, devi far primo secondo. Cazzarola! Sì. Vai, fai il sondaggio che è finita la gara. Dai ragazzi, via quando. Dai, votate il sondaggio, raga. Allora, fammi vedere. Veramente è l'ultimo. Votate il sondaggio, amici miei. Dai. Porca lochissima. In teoria un'azione del genere era punibile col ban. Sì, grazie. Votate il sondaggio, amici miei. Dai che interagiamo, ci divertiamo. Ce la farà Marco Drans arrivare primo? C'è un sondaggio in atto, L'ollificatore. Dai, dopo, adesso finita questa, andiamo a fare il mitico Nürburgerino. Sì, andiamo a fare il Nürburgerino. Ciao Morris, grandissimo Morris! Grande! Grande Maurizio e grande Morris. Allora, sto facendo un Aleman e dopo faremo una gran 500 vecchia, lo so Pierpaolo, lo so. Grande Morris. Lo so Pierpaolo che tu guarda che mi fai incannare questa 500 vecchia. lo so raga, dopo andiamo a fare il Nürburgerino, dai, andiamo a farci un Nürburgerino. Ma a sto punto con questa macchina qua è difficile arrivare primo, Sì, visto, sei più grande amore. Bravissimo amore. È difficile, non è impossibile, però è bella tosta perché loro hanno quel qualcosa in più. Oh,
altrimenti il terzo, dai, grande Roby, grande, dai, dai, proviamo, è vero, dai, proviamoci col terzo. Proviamoci col terzo, vero, hai ragione. Grandissimo. Bella Pierpaolo. No, domani sono dalle 3 alle 6, probabilmente Mitico Morris con o Tina Teens Wonderland oppure con Ghostwire Tokyo, così almeno cambiamo un po' anche le live. Domani sera dalle 8 e mezza in poi invece andiamo in live con Gran Turismo 7 e la mitica Bragali che guida, che è mia moglie, e mia moglie mi fa i massaggini, mi stai mandando in pappa al cervello, scusami, sono bellissimi. Oh, terzo posto? Cazzarola, è là. È uguale anche domenica, no. È uguale anche domenica, Morris, uguale. 3-5 e 8 e mezza, 11 domenica. Invece domani è illimitato, è come stasera illimitato. Andiamo ad onore, possiamo fare anche tutta la notte. Allora, il problema, amici miei, è che per arrivare terzo mi sto ragazzi, lo so, era qui. Cazzarola. No, come? Oh, come perdi? Dai che mi fai perdere davvero. Grazie, amore mio. E sono quarto. Dai, guarda che liscio! Mi avete rollato talmente tanto che sono andato pure dritto. No, quarto. Chi ha vinto? Ah, non hai fatto quarto posto. Vabbè, dai ragazzi, ce l'ho messa tutta. Ok. Allora, ritiro i Mythicon. No, non fare con questa cosa, dai. Però è bella la libreria che ho scaricato, eh. Quanto vi ho dato? 4.000? 4.000 euro, ragazzi. Quella arancionina qua. Bella, mi piace come livrea. Ci sta. Forse se mettevo la livrea bianca mi portava più... mi portava più fortuna. Cosa ne dite? No, dai, basta. Questo è mio, poi. No. Ok, dai, allora. Io fai un pronostico, mo. No, tata, dai, lavora, non hai fatto niente tutta sera. La TVR non c'è, quindi no, assolutamente. La TVR non c'è. E... ok, dobbiamo votare, ok? Sì. Allora. Allora, North Life, la 24 ore, che è quella col pezzo in più... O il Grand Prix? No, assolutamente no. Facciamo questa qui, dai. Facciamo... con la pioggia, neanche morto. Di notte era impossibile. Però dovrei... Beh, o la si spacca, eh. Non è che dobbiamo giocare intermedio tanto per farla vincere a Marco Drums Games. Allora, puoi farlo? Avvia il pronostico. Oh, sei scotto. Questo okay. Liberare le top 5. Chiudi con la X, devi farne un altro. Non c'è tipo elimina. Vabbè, intanto che capisce fare il pronostico, andiamo. Nürburgring, ragazzi, Nürburgring e Nordschleife. Ho visto il
film Morbius al cinema e Caruccio. Ah, Morbius, che di che cosa parla? Questo che mi si è girato. A un giro, non posso cazzeggiare. Sì. Grande ragazzi, vi raccomando, iscrivetevi al canale se volete, fate un bel abbonamento al grande Marco Drano. Ah, Spider-Man, bello, ma non è Marvel. Ah, di Venom, figo. Non ho accelerazione in questa macchina. Ah, è Marvel, figo. Mi sono perso un po' ragazzi coi film perché sto giocando parecchio. Anche se ho Disney Plus, Ce n'è uno che volevo vedere. Oh, grande Zero Boy, grazie mille. No, dai, vedi che vanno troppo veloci queste macchine. Non ho potenza, devo diventare matto con... a fare le curve come un pazzo, perché io non ho potenza come ce l'hanno loro. Ecco che entriamo nel Nord's Life. Non ti sento, amore, c'è la porta chiusa e c'è le cuffie. Scrividi. No. Cosa c'è scritto, mo? Non riesco. Sì. Sì, adesso faccio vedere Pio Paolo, mitico. Cioè adesso è finita la live. Morbius. Vabbè raga. È impossibile, no, domani c'è la live. È un po' difficile, correre con una macchina che non sta dietro le altre. Dovrei ragazzi mettere in pista il... io ho anche il... le marce manuali, il cambio manuale, per farci una bella risatina. Dai, ma come cazzo mi ha passato questo qua? Ma sei serio? E mi vengono anche addosso. Ma che mezzo... ma perché mi venite addosso? Grazie Zone Boy dell'abbonamento, grandissimo! Sono andato a fuoco qui raga, A fuoco! Più di questo la macchina non mi tiene dentro, Eccola qua! Dai, ma non dovete venirmi addosso! Cretini! Il Nürburgherino è tosto, se non si ha poi il mezzo. Vabbè, qua. Qui c'è un cordolozzo. Ciao amici di Twitch, benvenuti.
mi raccomando, iscrivetevi al canale, ragazzi, eh, grandissimi. Vedi che poi li becco, ma perché devo andare a viaggiare al doppio della velocità sulle curve, e qui dove li sorpasso? Cioè, questi stanno già lottando tra di loro, io devo spassarli sul cordolo e sull'erba. Aprono troppo quando accelerano loro, raga, vedete quanto mi danno via. Amore, devi darmi la mano, tesoro, dai, forza, non ti fossilizzare sul telefonino, ho bisogno di te. Guarda che li sto beccando. Anche un sondaggino qui non era male, eh? Di quanto arrivavo alla fine. Porca loca! Eh sì, ci sta. Però è bella stabile, eh? Anche la Mazda è bella qua, devo dire la verità. Anzi, magari facciamo con la Mazda, che secondo me la Mazda viaggia un po' più veloce di questa qua. Proprio a livello di velocità, eh. È una cosa incredibile. Una gara fatta sul Nürburgring, così è. Il Nürburgherino. C'era da fare un sondaggio qua. E cosa arrivavo? Un giro. È solo che dura 10 minuti. Sì, Nürburgherino. Nürburgherino North Schleife. Pezzo dritto. E Nord Schleife, dice il mitico Kevin. Non ho velocità, è lenta a salire, è molto bella come mezzo, eh. Ciao Sid, ciao, grandissimo, mi raccomando iscriviti al canale, eh, e se ti va fai un bel abbonamento al grande Marco Drown Games. A Katia, mo. Ciao Katia. Guarda qui cosa ti combino. Prima ha giocato la mitica Bragali, la mitica Carla, ha fatto una cosa incredibile. Allora, non sono riuscito ad arrivare oltre il settimo, però, c'è un però ragazzi, possiamo rifarla con la mitica Mazda Concept, però ho bisogno un po' di brim brum, ho bisogno di un brum brum. 3.600 soldi per 20 minuti di gara, e... incredibile, ma perché è più bello la mia roba? L'ho bevuta tutta così, non bevo. Oh! No. Non è. Allora, volevo farvi vedere un pezzo, non di pista, ma di Nürburgring proprio. E qua, questa è la pista del Nürburgring Nordschleife. Madonna, questi punti qua, ragazzi, sembra davvero di vedere una gara reale, eh.
Ma che roba? È veramente. Possiamo correre con una macchina merdosa però, eh? Non so, qualcosa per ridere? Già mi fa ridere. Sì, possiamo correre con la macchina merdosa. Al Nürburgring! No, dai, aspetta! No, voglio provarla. Penso che si possa fare. Al Nürburgerino. Dai, andiamo al Nürburgerino con la 500. Con un mezzo incredibile, direi io. Incredibile. Che sbifora da destra e sinistra, sbifora dappertutto. Allora, anche il Clio non è niente male. La Supra ha 774, eh? Ecco, io adesso dovrei vedere quanti ne ha questa, ma... E se la facciamo con la Tomahawk? Penso che è impossibile con la... Con quella veloce? Cazzo. Facciamola con la Tomahawk. Ma dopo voglio farla anche con la... con la 500. Questa è la Tomahawk, ragazzi. La Dodge. 10 minuti fai in 7. Dai che ce la fai. La Tomahawk, se... bisogna vedere se... Basta per la pista. Non fa. Perché tanto questo è pieno di brutto. Sì. Facciamo un po' medio, dai. Dai, 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 dai. Marco Drums. Marco. Ma ha messo mezzi potenti. Oh, mo! Nell'occhio mi ha messo il dito. Che cazzo. Che legnata, hai visto che legnata che mi ha mandato? Si è mosso tutto l'ambaradan qua. Ah, mi ha messo contro la Bugatti però. Non frena. Non frena sta macchina. Il problema di questa macchina qua non è il viaggiare, è che non frena. E beh, ma non, è tutto così, eh. No. Mi piace più da dentro, perché qua vedo meglio la pista. Lamborghini. Ma sono quelle strafighe. Sono quelle concept. Non esistono. Sono solo cucata. Ma anche sta Dodge cosa non esiste. Sono le concept, caro. Ciao amici. Iscrivetevi al canale. Madonna, sta macchina non tiene niente, raga, ha una potenza che è una cosa incredibile. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sì. Sì, perché mandano dentro i delinquenti di notte a scrivere. È in un parco, quindi voglio te che entra la gente. Dai. Ragazzi, usate i Miticoin, eh? Per avere tutte le varie funzionalità. Porca saltato! Bisogna conoscere la macchina però, perché effettivamente non sto andando male.
Quanti secondi ce l'ho quell'altro? 14. Arriva sempre una curva, poi Madonna, ma quanto la devo fare? 12? A 10 all'ora? Qua comincia. Non so, non vedi di più la strada. Allora. Guarda. Non comincia a sbadigliare, mo. No, amore, no, 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 non è così. Ma non riesci a evitarmi il rullo, mo. Devo capire la macchina quando devo frenare. Devi aiutarmi a leggere i messaggi degli amici. E dirmi quanto manca a prenderli. Perché non so. Non vedo quanto devo andare. 18? Porca. Mi dimmi se scendo. Aumenta invece di scendere. Eh? Cazzo vanno? Beh, adesso sono andato. Ciao ciao Ale! Mitico! Mamma mia. Madonna, amore mio! Ah, dai! Ah, raga, è un disastro. Credevo che si riuscisse a fare una cosa fatta bene, ma invece no. Ti sei già buttata giù. Basta, è andata la serata. Non capisco. Non ho capito cosa vuol dire. Cosa vuol dire? Non ho capito, Ale. Spiega meglio, per piacere. Ok. Domani c'è anche Kevin. Porca. Ma io devo capire le gomme. Quanti secondi ho? Ma no, che mescola fu. Non ho neanche comprato le gomme sta macchina, tanto quando dovevamo fare quella roba là era. C'erano fu le slick, le corse, loro c'erano le corse e voglia per di competere. Vamo. No! Madonna. Domani Ale. C'è anche Kevin. Amo. Ah.
sei serio? Mamma mia. Ok ragazzi, ok. Allora, io volevo vedere solo una cosa. No Alex, purtroppo lo facciamo domani, dai, lo facciamo domani. Scusami, ma riesco a... Madonna, con le Porsche. Ma perché? Ma perché devo... Tutto con... Schwarzallig, con le Porsche, tutto con le Porsche. Però io volevo vedere una cosa, sta macchina, se gli avevo comprato qualcosa, se siamo arrivati proprio base. Ciao amici di Twitch, mi raccomando iscrivetevi al canale. Non tiene niente perché avevo le gomme base. Adesso si spiega tutto. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Allora, io le comprerei morbide. Vediamo un attimo, 38.000 ma secondo me... Oh, c'è anche l'olio. C'è anche l'olio. Vabbè, non ero proprio messo malissimo, però cambio d'olio io glielo farei, eh? Perfetto, mi hanno fatto anche il lavaggio senza che lo volevo. Voglio provare ancora il Nürburgring, ragazzi, per vedere se c'è una differenza, perché sostanzialmente era un disastro prima. Allora, proviamo ad andare ancora al Nürburgring. E lo facciamo uguale, eh? Uguale a prima, ok raga? Lo facciamo identica proprio, una cosa identica a prima. Io voglio vedere proprio a che livello le macchine. Ci sono quelle. Batte più o meno il tuo livello. Vabbè. Un bel po' di differenza, eh? Qui non l'avevo proprio vista. Dai che entriamo nel Nürburgring vecchio.
Madonna, ha talmente tanta potenza, raga. Che bordello. Forse è meglio là dentro. Viaggiano veramente forti, eh. Porca trota. Dai, pagliaccio, che mi hai preso dentro. Tanta roba sta macchina. Un modo per migliorarla non c'è. Proviamo con questa, dai. Fila quello là. Nürburgring è veramente tosta, eh. Veramente tosto, non vuole, davvero raga. Madonna. Ciao amici, ciao amici di Twitch, benvenuti. Tomahawk, Dodge, Aleman. Vediamo se riusciamo, eh. Ciao Tonno! Grandissimo! Benvenuto, benvenuto! Mi raccomando, iscriviti al mio canale e senti... Ah! Cazzarola! No! Che balorda sta macchina! Dai, dai, recuperiamo, recuperiamo! Ciao Tonno, scusami! Benvenuto, benvenuto! Marco Brown Games, l'unico inevitabile col... Oh, non si vede niente! Bisogna mettere gli occhiali da sole! Allora, dai! Fine giro! bella lì! Oh! Ma no!
Bella lì, tonno, grandissimo, grandissimo. Dai, iscriviti al canale, grazie mille, belè. Allora, devo dire che stasera, a parte le gare online che sono andate bene, queste gare qui con le macchine extra velocissime non sono proprio andate benissimo, vi dico la verità. È un piacere, tonno, grandissimo. Mi raccomando, iscriviti al canale. Io vado in live dalle 3 alle 5, anche domani e domenica, e dalle 8 e mezza in poi, Porca miseria, io non l'avevo proprio visto che c'era l'erba. Oh, 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 mi vengono addosso. Che bordello. Ma il primo dove è andato? Non lo becchiamo più il primo. Madonna, ma frenano come dei forsennati. Ciao ragazzi, ciao amici di Twitch, benvenuti. Scrivetemi così vi saluto in live, amici miei. Scrivete nei commenti della chat. Sto andando con la Tomahawk, la Dodge, che è un proiettile. C'è stato un punto prima che mi è partita via, mi è sbiforata a destra e a sinistra e ho perso il contatto col primo. E dopo mi sono anche venuti addosso, eh. E vai. E vai. Il primo è a 17, eh. Dai che lo prendiamo, dai che lo prendiamo, raga. Non devo più commettere errori, eh. Non dobbiamo più commettere errori, voglio fare una figata assurda dopo di provare al Nürburgring andare col 500. Ma quello vecchio però. Madonna, non si vede niente. Non vedo niente, raga. Bisogna ricordarsi la pista qua, perché ah sì, è la fine del giro qua. Ecco, adesso questa non me la ricordavo. È lo stesso errore che ho fatto prima quando è arrivato tonno. Stesso punto. Porca, me lo devo ricordare quel punto lì. Anche perché vedo il primo, eh. L'ho visto, raga. Dai. Mamma mia. Oh, qua con sta macchina praticamente non posso neanche accelerare, eh. Non la si fa, non la si fa. Se acceleri tra una curva e un'altra va troppo veloce. Incredibile. Cioè, e butta giuste marce, butta giuste marce, così freni, no?
vai, gas. Eccolo là. Lo vedo. Ciao amici di Twitch, benvenuti. Scrivetemi così vi saluto, ragazzi. Sto facendo la Le Mans con la Dodge SRV Tomahawk, che è un bolide. Però anche loro, la McLaren VGT non è di certo uno scherzo. Diciamo che questa Tomahawk va leggermente un po' di più, eh? Però è anche ingestibile, come ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, benvenuti amici miei, benvenuti amici e amiche mie. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Marco Drums Games, eh? Dai, dai ragazzi, domani porto Tokyo Ghostwire e Tina Tina's Wonderland e anche Gran Turismo domani alle 8:30, eh? Pomeriggio dalle 3 in poi. Sempre su Twitch e se volete seguite anche il mio canale YouTube dove faccio dei video, anche tutorial e altre cose fichissime. Ok raga. Tomahawk. Non si vede niente. Perché mi ricordo che qui la curva è a destra e c'è il puntino giallo, se no eravamo già per Prati. Siamo già alla fine pista, eh? Ok. Ok. Per fortuna l'ho fatta bene. E vai, e vai un cavolino di Bruxelles, appena dico e vai faccio la cagata. Ecco, non faccio più l'errore di prima di accelerare, che c'ha talmente tanta potenza. Stava piovendo. Ma vi rendete conto che stava anche piovendo? Madonna, madonna, che macchina! Ma che macchina è? Ma che macchina è? 11.000. Vediamo un attimino di replay. E vai, qui era un punto fighissimo, eh. Bella, incredibile. Allora io volevo fare una cosa veramente ridicola. Oh, ho finito i... Volevo fare una cosa fighissima, eh. Vediamo un attimo se mi esce, eh. Allora, ciao amici di Twitch. Con la 4:30, eh? Dai, proprio con questa no, però. Con questa è proprio una mazzata sugli stinchi. Dai, facciamola con questa.
con la Bartina, con la Bartina. Andiamo a vedere un attimo le livree della gente. Tanto ci mettiamo un secondo, eh. Vediamo un attimo che livrea hanno fatto il 500. Oh no, questa è più larga. Vediamo un attimo. Vediamo un attimo il ragazzo che cosa ha combinato. Oh! Oh! Non male, amici. C'è dei ragazzi che fanno veramente cose incredibili, ragazzi, eh. Davvero incredibili. Auto larga no, non possiamo farlo. Questo è bella, eh. Bella, mi piace. Mi piace proprio, grande ragazzo. Sarebbe una cosa fighissima se il gioco dava una parte dei crediti anche a chi fa la livrea. Sinceramente. Però non credo che sia così. E io adesso voglio farvi vedere una cosa fighissima, amici miei. Andiamo a ridere di brutto. No. 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 Andiamo un attimo a vedere com'è. Perché sta macchina io non ce l'ho elaborata, eh. Voglio proprio andare a vedere con la macchinina qui com'è. Il Nürburgring. Dove sono le? Non ho letto cosa è scritto, me lo puoi scrivere? Le livree? Ah, le livree devi andare in... Hai presente dove c'è il cerchione? Non so se tu all'inizio del gioco non ce l'hai ancora, eh? C'è il cerchione dove puoi elaborare la macchina e fare le tue livree anche. E lì ti fa scaricare le livree degli altri. Il bello è che tutte le volte che esco io mi mette di muso, mi mette. Questa qua è fighissima. Questo ragazzo qua che ha fatto la livrea qua è bravo, bravo, mi è piaciuto. Mi piace sta Martini. Poi il bello è che loro si mettono dei tipi di cerchioni, dei paraurti, degli alettoni o qualcosa in particolare, quando tu poi vai a metterli vedi che te li fa comprare, no? Quindi non devi sbatterti tu, ma lo fai in automatico il gioco, e secondo me è una cosa fighissima perché non c'è tanto sbattimento. Ti piace una livrea, prendi, vai, se puoi permettertela come costo. Bello, bello il Nürburgring, è tutto un altro correre, eh? A 170 all'ora, a 770 all'ora è tutto un altro correre. Penso di avere le gomme normali, tra l'altro. Perché mi si è imbarcata così? Così, sul destra-sinistra. Vabbè. E vai. E vai, si è imbarcata sul destra-sinistra, raga. Bella lì. E d'altronde credo che le gomme... Non posso mettere le gomme da corsa su tutte le macchine, eh. Non basterebbero i soldi. Non basterebbero milioni. Milioni di milioni. Di crediti. Però questa non è male, è divertente. Quando vado a frenare, invece mi si imbarca, quindi... Vuol dire che le gomme non ci siamo e anche gli ammortizzatori non ci siamo. Però dovrebbe essere Abarth a regola, dovrebbe avere gli ammortizzatori fighi, eh.
almeno di sport. Adesso, tanto per dire che magari non mi metti gli ammortizzatori personalizzabili, ma almeno quelli sport. Vede che mi si imbarca, se c'è la curva un po' in pendio va. C'ha il turbetto, c'è. Ok. Sono lì comunque, terzo e secondo, quindi possiamo prenderli se non ci giriamo più. Appena detto, e non ti girare di lì. Sono appena rientrato davanti a quello lì che mi sta puntando, eh. Dai, madonna! Non ero neanche veloce lì. Ah, sono tutti qua, comunque. Vabbè, lì si può salire un po' sul cordolino. Dai. Mamma mia. Qui con i mezzi fighi è una cosa veramente tosta. Sai cosa voglio fare? Voglio provare col tempo invece. Dai, mamma mia. Non c'ha le gomme, non c'ha le gomme, raga. Purtroppo lo sento, non ho le gomme. Dovrei andare a comprarle, eh. Tanto con i soldi di questa gara qui, le gomme di questa macchina qua riuscirei a comprarle da corsa. Magari dure, piuttosto che... col 500 a Nürburgring. E Nordschleife. Mamma mia. Con le macchine grandi, raga, queste tratti qui sono tutti velocissimi. Guarda. Che appena tocco il freno ma tocco il freno sul dritto. Come fai a girarti sul dritto? 500 bella. Dai che ce la famo. Dai. Che turbetto come sale, eh? Turbettino. Oh, siamo alla parabolichina. E ti ho fregato l'interno parabolica. Ciao Golf, ci sono. Boom. Golf. Non è male sta 500, eh? Devo andare a elaborarla un po'. Perché è divertente. Si va piano. Prato. Si può andare anche nel prato, tranquilli, proprio con la 500. Non succede niente. Anzi, in realtà ci voleva il panda. Col panda si andava tutto sul prato, senza problemi. Ciao amici di Twitch. No. E poi ti si mette così. Ma perché ti metti sempre col muso? Sempre col muso sul guardrail si mette sta macchina. Oh, tutte le macchine. Dai che c'è ancora un bel pezzettino. Riusciamo a riprenderle. È una cosa davvero noiosa questa qua del sovrasterzo, sottosterzo, ma non si riesce proprio a guidare,
che poi si sente molto molto di più col volante rispetto che col pad, raga. Gli tolgo il gas, vediamo se migliora un po' il sottosterzo e sovrasterzo, ragazzi. Dai. Ok. Vediamo se riusciamo a fregarli prima di arrivare alla seconda parabolica. E vai. Logitech G923, la differenza dal G29 è True Force, che fa veramente sentire tutti gli effetti della strada, oltre che al force feedback che forza, ragazzi. Quindi se dovete comprarlo, io vi consiglio il Logitech G923, qualità prezzo inimitabile, non c'è nessun joystick volante, scusate, qualità prezzo come questo qui. Allora, vediamo se adesso siamo sul rettilineo. Non so la velocità del 500. Io sono in scia, ma non vedo che è tanta la velocità. Anzi, in realtà mi stanno andando via. Se prendiamo un po' la scia, magari. No, dai, ma perché? Che cazzo, poi mi butta sul muro. Ah, incredibile. Peccato perché avevo recuperato, ma sta macchina è inguidabile. Ah, che peccato. Beh, siamo sul podio, eh. Siamo sul podio. Che peccato. Va che bellina. Proprio bella. Vediamoci un po' di replay un attimino. Non si può fare 20 minuti e prendere 5.000 di credito. Non si può. Che figata, che gran figata. E si imbarca su tutta per le sospensioni. Eccola qua, vedi? E si blocca così. E si blocca tutta storta. Eh sì, ragazzi, è così. Che figata. 500 Abarth. Vediamo one second please, quanta roba c'ho su. Vediamo quanta roba ho. Vediamo un secondo, eh.
messo a punto. Ah, ma proprio niente. Però è divertente, dai, cominciamo lo shopping. Il filtro dell'aria, non dovrei averlo da corsa? Infatti, se io vado a mettere il filtro base, mi tira giù, perfetto. Mettiamo peso. Albero a camme. Allora, poi fase 2, riduciamo un po' di peso, limitatore di potenza, perché limitatore è questo, di solito lo prendo, prendiamo anche le gomme da sterrato, così se dobbiamo fare qualcosa di figo. Albero gomito. Cooler, anche lui si personalizzabile, riduzione al 3, sono tanti soldi, ragazzi. No, sbaglia. Metto appunto tanta roba, uno conduttori non era tantissimo, Ok, la marmitina da corsa ci sta di brutto. Ah, dai, sei serio? Avevo un intercooler da corsa, ho preso quella merda là. Funzione. Il 4 non c'è, eh? Andiamo alle medie. No, rapporto tanto non interessa tantissimo, però devo prendere i carboceramici, questo per forza. Ok. E le sospensioni, infatti mi mancava qualcosa. Ok, porca miseria, quanti soldi bisogna spendere tutte le volte per lavorare le macchine. Io volevo vedere adesso la stessa identica gara come va a finire. Allora, andiamo al Nürburgring. Stessa identica, eh? Voglio proprio vedere come va a finire. Cosa dite, ragazzi, eh? Andiamo a vedere come va a finire adesso con la macchinetta un po' più elaborata. Già è un altro discorso. Oh, che non si pianta a destra e a sinistra. Bellissima. Vabbè, un pelino lo fa ancora, ma... Un pelino me l'ha fatto ancora, eh? Eccola là, bella lì. È un po' più seria la... In teoria, se vado tranquillo... Bella lì.
Oh, e vai. Un po' ancora me lo fa, però è molto meglio di prima, eh. Pelino ancora, bisogna giocarselo, un po' anche nella simbiosi della macchina, devi diventare un tutt'uno e capire quando la macchina frena, quando sei un po' storto, non si può assolutamente. Sono stanchissimo, ragazzi. E poi ci vediamo domani mattina, amici miei, con le live su Xbox Series X, con due giochi che sono appena usciti, e vedremo magari di fare Mr. Prepper anche dalla PlayStation 5. Vediamo un po' la mattina cosa fare su YouTube, poi dalle 3 alle 5 ritorniamo su Twitch, ok amici miei? Così vi aspetto domani. Questa l'ho proprio saltata, Paradossalmente riesco a stare più attento con una macchina che va più veloce che questa qui che va lenta. Però è stato divertente, bello, per 5 centino. Ok.
e siamo a Nürburgring Nordschleife con la 500 Abarth con la livrea della Martini tirata giù online, che è una figata assurda. C'è gente che fa cose incredibili, ragazzi. Sì, un po' sbifora. Ok, rettilineo. Cacchiarola, sul dritto ho fatto la stronza proprio. Mamma mia, bisogna stare attenti quando va veloce sta macchina, che non ce la fa, non ce la fa tenere l'aerodinamica. Vabbè, però vedete raga, rispetto a prima, con l'elaborazione siamo arrivati prima. Ok amici miei, è stato un vero onore e piacere stare con voi. Marco Drums Games vi saluta, ci vediamo domani, non ho fatto una lira, ci vediamo domani con la live dalle 3 Ghost Wire Tokyo o con Tina Teens Wonderland, poi domani lo decido, e domani sera 8:30 Gran Turismo 7 insieme a Marco Drums e la Vitica Dragari, mia moglie che gioca con me. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao a tutti amici miei, grandissimi. Che girata! Che girata, ragazzi, che girata, incredibile! Va bene amici miei, statemi bene. Buonanotte a tutti. Ciao ragazzi!